Il quindicesimo turno del girone Stella Azzurra del campionato di Serie A2 della Lega Calcio A8 vede di fronte la prima e l'ultima della classifica, ovvero Tony Ponzi Investigazioni e Gruppo Car Glamour. Fatto rimessa laterale in favore del Gruppo Car Glamour, battuto in questo momento verso Bianco che prova a girarsi ma non riesce. Poi una conclusione e il pallone che si stampa contro la traversa. Prova ad avanzare, va via bene ad un avversario. Poi prova a verticalizzare verso Di Girolamo, è stato toccato duro il numero 9, sarà calcio di punizione in favore del Tony Ponzi. Calcio di punizione in due sul punto di battuta, il tocco a favorire Di Girolamo che calcia il suo rasoterra, trova il gol, vantaggio del Tony Ponzi dopo appena 6 minuti di gioco, il gol è di Di Girolamo. Doppio di marcatura su di lui, prova a liberarsi, calcia addosso un avversario ma il pallone è ancora in campo. Poi va via bene Bettinelli che supera il primo, non il secondo che gli sottrae la sfera. Risponde presente Ponzelli. Scarica su Giovagnoli che avanza, palla al piede, si libera bene. Poi prova il filtrante, pallone che passa, ancora Giovagnoli, sbaffo. E poi Giovagnoli calcia sul fondo, clamorosa occasione per il Tony Ponzi Investigazioni. Vicinissimo al raddoppio, al ventesimo del primo tempo. Prova a cercare lo spazio per liberare il destro ma non lo trova, viene chiuso da Bianco che può andare palla al piede, cerca il filtrante per Crielesi che arriva con un tempo di ritardo e non trova la deviazione vincente. Peleggi si gira in mezzo a due, superficiale, perde la sfera, Bianco può favorirne, calcia ma Ponzelli risponde. Peleggi in verticale proprio per Bettinelli che cerca lo spazio per liberare il mancino, prova il diagonale, pallone che tocca il palo ed entra in rete, il 2-0 del Tony Ponzi all'undicesimo minuto del secondo tempo col numero 10 Bettinelli. Può ricominciare da dietro il Gruppo Car Glamour con Vazzana che scarica su Jacopucci in verticale, il tacco ancora di Crilesi verso Pilocca che prova il destro a giro, il pallone termina di poco fuori, buona qui l'azione del Gruppo Car Glamour. È in anticipo Cioeta. Poi va via bene Jacopucci che allarga per Vazzana che mette dentro col mancino. E la clamorosa occasione per Crielesi che a pochi centimetri dalla porta di Ponzelli manda fuori. Jacopucci viene verso il centro, poi scarica ancora su Vazzana attaccato da Bettinelli. Subisce fallo il numero 7. Il mancino di Bianco, pallone che gira, il colpo di testa di Giovagnoli da allontanare. Poi ancora Pilocca. Buona la finta, calcia col mancino e trova un bellissimo gol, il gol del 2-1 che riapre la gara al 22esimo minuto di gioco di questo secondo tempo. Tony Ponzi 2, Gruppo Car Glamour 1. Giovagnoli, poi ancora Bianco, arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Tony Ponzi Investigazioni batte Gruppo Car Glamour per 2-1. Decidono i gol di Di Girolamo e Bettinelli, accorce le distanze ma troppo tardi la squadra ospite con Pilocca. È la quarta vittoria consecutiva per il Tony Ponzi, la nona nelle ultime 10 gare.